tanti, tantissimi mi stanno chiedendo gli Yorkshire pudding, che cosa sono? In UK vengono usati come sostituzione del pane, qui in Spagna mettono il riso in sostituzione del pane, lì mettono gli Yorkshire pudding, sono buonissimi con gli arrosti, ma si possono fare anche come antipasti, come, vedete il video, vi spiego tutto. Allora, prendiamo una boule bella larga, in maniera tale che l'aria entri dentro. Mettiamo due uova, facili facili. Nelle uova mettiamo la farina setacciata, 100 grammi per due uova, 100 grammi. Dopodiché mettiamo 100 ml di latte, così, sempre tutto molto facilmente, un pizzico di sale, non tantissimo, ma ci deve essere. E andiamo a sbattere tutto fino ad ottenere una bella crema, un bel composto cremoso. Ecco qui. Deve essere molto molto montato bene, eh? Adesso mettiamo il composto in un cilindro col beccuccio, perché sarà più facile poi metterlo nelle terrine. Allora, potete utilizzare anche queste qui, usa e getta, ok? Che poi a volte le puoi usare e riusare se le lavi, quindi non è proprio un usa e getta. E altrimenti, se avete quelle che dove fate i muffin, utilizzate anche quelli senza nessun problema. Adesso queste qui vanno con olio di semi dentro, diciamo un terzo dell'altezza di olio di semi, poi vanno messe al forno e far riscaldare tantissimo l'olio, deve essere bollente, quindi non è che potete fare così al forno e le prendete, ok? Questo è importante perché molti si bruciano e rimangono fregati. C'è chi li mette sulla griglia del forno e poi come lo prendi con l'olio bollente? Io vi consiglio di prendere queste qui, le mettete in una teglia, tipo facciamo un esempio che questa sia una teglia, le mettete così e la teglia poi la prendete, no, così, la prendete tranquillamente. E la togliete, ok? Chi usa la friggitrice ad aria come me non ha nessun problema, perché comunque la friggitrice ad aria la puoi togliere e rimettere con la griglia sotto, non c'è bisogno di prenderli a mano, ok? Allora, che cosa si fa? Andiamo a mettere l'olio di semi, quantità un terzo dell'altezza, ok? Così, così, così. E ci siamo. Adesso questi bisogna farli diventare veramente caldi, bollenti. Via in friggitrice ad aria o al forno a 200 gradi fino a che non vedete che fa fumo, che significa che l'olio è molto molto caldo. Eccoli qui, messi sulla friggitrice ad aria. Adesso 200 gradi. Controllate dopo 5 minuti quanto è bollente l'olio, perché comunque la friggitrice aria, si sa, è più veloce, è più potente di un forno normale. Quindi mi raccomando, utilizzate i metodi più sicuri, non prendete mai le terrine con le mani, con le pinze o con il canovaccio. No, bisogna prendere un metodo sicuro perché l'olio va a finire sulle mani e non va più via, vi rimane a vita. Con questi ingredienti qui ci vengono 6 Yorkshire pudding, ok? Quindi 6, 7, dipende quanto li fate grandi, quanto sono grandi le vostre terrine. Quello, cari, se usate una terrina così ne esce uno bello grande. Allora, eccoci, ci siamo. Sono stati 15 minuti a 190 gradi. Andiamo a mettere dentro il nostro composto. Non deve uscire fuori, eh? Vedete, l'olio è molto caldo. Mettetelo fino a che raggiunge il bordo, bene bene, così. Poi si passa all'altro. Non fate uscire fuori l'impasto, altrimenti prima di tutto sporcate tutto e poi non cresce bene l'impasto. Eccolo qui. Adesso dentro a 190 gradi per 25 minuti. Eccoci qui, eccoci qui, eccoli, guardateli. 20 minuti, io ho messo 20 minuti, voi in base alla potenza del vostro forno regolatevi di conseguenza. Sono super croccanti perché è così che devono essere. Adesso però sono anche super bollenti, quindi li faccio raffreddare un po' e poi li togliamo dalle terrine. Super fantastici, ragazzi. Allora, cuccioli, eccoli qui, sembrano dei panettoncini.
Sono super croccanti. Questi vanno solitamente accompagnati con degli arrosti, con la salsa gravy, vitello tonnato, ma si possono usare anche come aperitivo. E come si possono usare come aperitivo? Adesso faccio vedere io. Allora, prima di tutto si devono aprire così. Ah, vedete? Spettacolo. Poi si mette dentro un po' di crema al formaggio spalmabile, che sia Philadelphia o quello che volete, e sopra ci accompagnate una bella fettina di salmone affumicato. Così, questo non è un bell'antipasto? Secondo me sì. Eccolo qui, il mio antipastino al volo così, io ci sta tutto perché a me piace. Che sono buoni, mamma mia. Poi, questi, ripeto, si possono mangiare con la carne, possono sostituire il pane. Ci potete mettere anche la Nutella, fare un dolce salato. Però croccanti così li trovate solo a casa vostra, questo è sicuro. Allora, io spero di essere stato il più chiaro possibile. Fateli al forno 190 gradi 25 minuti, alla friggitrice ad aria. Guardate ogni 7-8 minuti, guardate. Se vedete che diventa subito scuro sopra, mettete un foglio di carta d'alluminio e continuate a cucinare per 20-25 minuti. Devono essere croccanti. Se li tirate fuori prima, si afflosciano tutti quanti e l'effetto panettoncino non c'è più. Alla prossima, cuccioli, grazie mille.